Allora, dove dobbiamo andare ora? Ci sono un sacco di cose qui da fare. Ad esempio, qui c'è questa scatola. Ma con questa scatola non ci posso fare niente. Me ne serviranno almeno altre per arrivare tipo dall'altra parte. Oppure posso salire qua sul filo. Che dici? No, sul filo direi di no. Nostro padre è ancora là? Che tra l'altro non ho capito perché ci ha fatto tornare indietro, visto che mancava ancora una missione. Questo posto è disgustoso. Che non lo so. Svuota il secchio, aiuta la banda a distrarre l'umano così da poter portare il contenuto del secchio alla grata della fogna. Ok. Ah, ok, forse c'era un numero massimo di missioni, cioè nel senso sono 4 missioni ma te ne bastano 3. Beh, forse sicuramente quella principale era togliere il cane, su quello non c'è dubbio. Però tipo quella delle lampadine, che era l'ultima che mancava, non me l'ha fatta fare. Ah, aspetta, allora provo a pensare. Magari quelle delle lampadine mi sbloccava il percorso per arrivare da un'altra prova parte. Prova la manovella del grammofono e portala a Settim. Ok. Quella moneta che hai recuperato prima ci aiuterà a distrarre quell'umano. Ok. Trovala e gettala nell'area principale del cortile dove possa trovarla. Va bene. Prova il rubinetto dell'acqua, così ci leghiamo una fune. Va bene. Quando avrai fatto tutto, ancora sali sul punto più alto del cortile per comunicare alla banda quando la via è libera. Va bene. 10 minuti pure abbiamo. Ma che palle le missioni a tempo, ti prego. Forse se riesci a trovare la manovella del grammofono, Selim può farlo funzionare. Allora, Gusto, mettiamo le cose in chiaro. Hai rotto le balle. Allora, prendiamo questo. Questa cos'è? La manovella. E dove la devo mettere? Oh, ecco. Dove è andata? Ok, no, meno male. Va lì sul grammofono. Forse se riesci a trovare la manovella Gusto, del grammofono, stai zitto. Stai zitto, ti odio. Santo cielo. Allora, come la ti... Ah, aspetta, allora, tu qua. Ecco, fiotto. Vai qui, amic. Eccoci qui, sì, come se fosse difficile evitarle. Allora, tieni. Quanto è gracchiante. È terribile. Allora, trovare il modo di arrivare al rubinetto dell'acqua. Cosa? Ti odio. Eccoci qua. E vai. Ah, ok. Aspetta, ho capito. Vai, tiralo, Giovanni. Ma c'è il coso davanti, non vedo. Però mi sa che c'è. Mi sa che c'è un peperoncino, stavo dicendo, che dobbiamo andare a prendere. Ma scusami, come l'acqua mi fa male? Comunque, credo che dobbiamo salire sopra. Credo che dobbiamo salire di sopra. Forse devo salire là sopra, è molto probabile. Allora, fermi tutti. Visto che tanto non mi dice che non devo passare di qua, fammi vedere se posso passare di qua. Perché magari... Ecco fatto, perfetto. Bravo gioco, che a questo giro non hai fatto il cattivo con me. Abbiamo ancora 7 minuti. Ce la possiamo fare, secondo me. Allora, calmo. Eccoci qua. Servirebbe una bomba al peperoncino, Remy? Gusto, santo cielo. Basta. Oh, perché continua a scivolare? Boh. Perché scivolo? Perché? Perché? Ehi, che male. Perché scivolo? Clic, 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 clic. Sì, va bene. Ma perché no, tanto? Il piano ben congegnato. Allora, io andrei direttamente dall'altro lato ora. Senza stare qui a... Madonna, ma perché ho due tacche di vita? Aia! Va bene, adesso ne ho una. Oh no, aspetta. Ti prego non dirmi che si apre di nuovo la finestra come l'altra volta. Ok, noi intanto proseguiamo da questo lato. Remy! Oh, beh. Ti prego non dirmi che devo rifare tutte le missioni. Fantastico! Devo rifarle tutte, no!
E uno è andato. Eccoci qua. Qual era l'altra missione? Giusto per capirci, aspetta. Vai da Emil e assicurati che rimuova la moneta dalla grondaia. Ok. E dov'è Emil? Ah, là sopra. Perfetto. Puoi usare la palla per topi per superare le zone pericolose. Sì, e ma come ci arrivo là? Ah, devo salirci con la palla. Ah. Ricorda, Remy, puoi usare la palla per topi per superare le zone pericolose. No, perché sei stupido? Santo cielo. Oh, ecco qua. Ma perché? Perché non vai dove devi e scivoli a caso? Eccoci qua. Ok, vai da tuo fratello. Sì, va bene. Come ha fatto a fare quel salto? Come? Ah, non lo sopporto. Oh, guarda, una moneta. Ok, ma io posso scendere qua sotto? Sarebbe da... C'era l'ombrellino. Così arriviamo subito di sotto. Arriviamo subito al rubinetto. Prendilo. E allora il rubinetto era di là. Perfetto. E via. Tranquillo, sto arrivando. Molto lentamente. Eccoci qua, perfetto. Allora, andiamo ad aprire il rubinetto. Devi trovare il modo di arrivare al rubinetto dell'acqua. Forza! Eccoci qua. Riprendiamo la cannuccia. E vai! Ai! Che secondo me poi tutta sta roba non è neanche la fine. Poi probabilmente dovremmo scappare noi. Tiralo, Giovanni! Come sempre, per via di qualcosa non vediamo nulla. E ora che abbiamo tutto quello che ci serve, dobbiamo solo andare a prendere la manovella. Eccoci qua. Allora, prendi manovella. Porta la manovella dall'altro lato. Qua. Riprendi la manovella. Se riesci a trovare la manovella del grammofono, se lì può farlo funzionare. Gusto, non ti sopporto più, chiamo gli acchiappafantasmi, giuro. Perché non c'è l'impostazione togli i suggerimenti di Gusto da sto gioco? Ti giuro che non ti sopporto. Questa musica è terribile ed è graffiantissima. Ok. Oh, ancora non è finita. Porca miseria. Allora, aspetta. Io salirei. Scusami, ma non ce n'era una anche lì? È scomparsa, vabbè. Aia, che male. Meno male che non siamo morti. Sta musica però vorrei veramente toglierla. Meno male che non siamo crepati. E quindi, eccoci uno. Ah, dovevo. Ma scusami, vabbè, guarda. Anche io scemo che mi faccio queste domande. Perché non siamo andati subito dall'altro lato, però vabbè, guarda. Giustamente il gioco deve allungarsi per quell'altro minuto che ti fa il percorso prima da uno e poi dall'altro. Ecco qua. Andiamo. Oh, una moneta. Ovviamente quello cade, certo, perché lo sapevano che sarebbe caduto in quel modo, lo sapevano benissimo. Ma ancora sto cane! Un topo! Oh cacchio! Ci ha preso! Oh, scappa! Scappa, Remy! Ma ci sta cercando di schiacciare! Corri, Remy, corri! Perché c'è in ogni gioco che faccio c'è sempre una missione in cui dobbiamo correre e c'è questo titolo? Corri, Bender, corri, Remy, corri! Porca miseria! Corri, Remy! Ma poi, ma perché non ci lascia in pace? Cioè, va bene tutto! La miseria! Ma siamo in mezzo alla strada, perché cavolo ci devi dar fastidio? Ehi! Siamo in mezzo alla strada, manco ti fossi entrato in cucina, come l'altro giorno! Fossi in cucina ti direi, e c'hai ragione effettivamente,
Siamo un pericolo. Aspetta, devo parlare. Ah! Eh sì, aspetta, dobbiamo parlare. Manco fossi il mio ex fidanzato. Non vedo. Io sai che... cioè, non vorrei dirtelo, ma... più che un topo, io mi preoccuperei dei problemi sanitari dovuti a, come si può dire, a tutti quei tubi che sparano gas. Non vorrei dirlo, eh. Avrei più paura di quelli, magari, sai. Non capisco. Ah, non capisco in realtà se il vino mi rallenta oppure no. Ehi, piccolo chef, aspetta. Ma piccolo chef cosa? Ancora non lo sai che io so cucinare. Piccolo chef. È un buco di trama tutto ciò. Aspetta, devo parlarti. Sì, sì, certo. A parte che... dove cacchio stiamo finendo? Aia, che male. Dai! Ma mi ha lanciato il gioco contro il vapore. Chef, oh, no! Beh. Stupido vaso! Eccoci qua. Madonna mia. Sti vasi di fiori, santo cielo, sono davvero terribili. Tra l'altro io salto quando vedo sti tappi perché penso che mi possano tipo bloccare, ma in realtà non ne ho neanche la certezza. Ehi, piccolo chef, aspetta. Piccolo chef cosa? Non lo sai che so cucinare, te lo ripeto. Maia! Oh, ecco dov'è che siamo. Stavo cercando di capire in che punto mi avesse rispedito indietro. Fantastico! Oh, ce l'abbiamo fatta! vabbè. No, ti prego. Ma c'è un topo lì. Ah, è vero, era l'insegna dell'ammazzatopi quello. No, dai, ma vai via almeno, no? Aver picchiato la testa più forte di quanto pensassi. Pure tu sei il topo che mi ha aiutato con la zuppa. Ma se manco mi hai guardato. Ma perché? Come? Non importa. Il fatto è che in cucina mi farebbe comodo un piccolo chef come te. Sicuramente. Se io prometto di non darti più la caccia, tu prometti di insegnarmi a cucinare? Sicuro. Allora. Sai, credo potrebbe essere l'inizio di qualcosa di molto speciale. Vuoi cominciare domani? Certo. Siamo stati assunti come stagisti. Devo andare. Hai aumentato la tua salute. Oh, si è aperta una nuova via. E anche una nuova missione.